Salve, buonasera. Come va? Ah, che giornata, ma lo fai. Eccolo qua. Così già siamo un po' più calmati. Siamo prontini. Tra una mezz'oretta ci buttiamo in coop. Sono davvero ansioso di vedere come sarà We Were Here. Wepi bellissima! Perché bello sta per bellissima. Ok, ho svelato il mistero dietro quel bello, l'ho detto. L'ho detto, mi dispiace, l'ho dovuto dire. Sei più forte di me. Buonasera, come stai? Sono rilassato, mi sono appena fatto una tisana che aiuta e quindi mo sto super chill. Vediamo se mi addormo o le urla di Harry vinceranno. Si sa bene, esatto, che si sa bene. Proprio che lo sa, magari uno dice c'è qualcun altro dietro quel nick. E tutto bene, oggi è stata tranquilla la giornata. Che abbiamo fatto? Niente di che. Ah sì, a te l'ho raccontato che stavo un po' pensa all'emotto e tutto. Che vorrei fare a sto punto, cioè se posso, senza opprimere il nostro schifo maestile, però sì, vorrei spostare le tre o almeno un altro paio, spostarle nello slot free e lasciare e riempire l'altro. Salve UX, come va? Buonasera, avete pappato? Anche perché il lurk probabilmente, per quanto mi piaccia, sarà un emote che voglio mettere free. Se almeno un lurker può utilizzarla. Magari sono i lurker che non fanno una sub, perché è più probabile che un lurker è uno che ti guarda, ma non è subito. E quindi magari la usiamo per quello. Adesso già due ce ne sono, fra. Le 5 vorrei utilizzarle tutte. Ho messo un po'. Cioè, l'idea è quella di mettere anche un po' quelle più casuali, cioè il Note, il Rage magari. Anche se quella più. Per quanto la mia preferita resterà sempre il cuore barbuto, perché è proprio un simbolo. Proprio un simbolo. Sono lì, sono sincero, tentato da. Cioè, l'idea che un giorno mi toglierò quel cuore barbuto a prescindere. Cioè. C'è proprio. Non proprio l'identico perché la dura, però l'idea di farmi un cuore barbuto, cioè, proprio. Cioè, sarebbe un po' legata a tutto, sia a Twitch che in generale. Sì, esatto, magari un lurker che magari non vuole parlare, cioè mi sto qua dalla live tranquilla, spamma l'emottina e basta. Sì, cioè, quello ci fa sentire, mi fa sentire che vivo, a me quello interessa. Interessa comunque che è lì che bazzica ogni tanto, dicevo, sto a giocare, spe che devo fare il gol. Era il pupone della magica e poi dopo divengo la spamma e l'urker. Non so perché sono romani l'urker, chi lo sa. Prendono una speciale cittadinanza quando si va in modello lurking, non lo so. Però sono così. Io non so mai. Ah, sì, l'ho letto su una rivista una volta quando ero dal dentista. Ma mi è rimasto impresso, le cose che leggo dal dentista mi rimangono sempre impresse. Dalla mano di stand, ma perché non c'è la maglia del pupone. Solo quando te la metti ti senti la vera cosa. È proprio una combo di fattori e combinazioni astrali. Cioè, è un po' come i segni zodiacali. Capito? Tu dici vale per la bilancia, ma non tutte le bilance, capito? Solo le bilance proprio precise, precise. Che è la scusa che usano tutti quelli che mi parlano così.
No, sono anche. Sono entrambi. Uno è romano, c'è la maglia della Roma, entrambe le cose. È quella combo che fa lui. Tu hai il 50% della combo. Mi dispiace. Così è la vita. Comunque, allora il gioco di Weaver dovrebbe essere anche cortino. Potevo controllarlo prima, mi scordo sempre che di controllare la lunghezza dei giochi. Però sì, dovrebbe durare una lives. How long to beat? Questo è Weaver Year quale? Si dice 2 ore. Dice 2 ore a prescindere. Il primo invece... Qual è il primo? We Were Here Together. Quanti ce ne stanno? Scusa, We Were Here. Perché in realtà se esce bene, cioè se ci divertiamo e non troppo incasinato, proverei anche a fare gli altri. Qua era giusto un test, diciamo. Però We Were Here a me piacciono. Poi ci siete voi, così magari ecco. Potete aiutare me, assolutamente, però non dire le cose del Raiko a meno che non sia lui a chiederle, o io che faccia troppo lo stronzo e dico già di davvero fatto apposta all'infinito. Però un brivido deve essere. Però non ci sia platforming. Io perché l'unica cosa che ho visto di questo gioco è una clip di Goisi su TikTok. È l'unica cosa che so di questo gioco. E le trend stava saltando, quindi avevo un 50-50 che la parte platforming possa uscire a me. E se esce a me, so cazzi. Se lui mi deve aiutare a fare la parte platforming, che neanche la vedo, a parte la denuncia. Io sono un mago del platforming, se non mi vedete giocare. È purtroppo il patto che ho fatto. Dopo aver battuto la morte in un gioco platform, cioè io una volta sono caduto da un grattacielo e la morte mi ha io ho detto no morte non vale, ti sfido. Io ho detto guarda sono scarso nei platforming, lui ha fatto non è vero, allora ti sfido proprio in quello, perché l'hai detto furbo, questo ha detto che è scarso, lo batto. Invece che è successo? Io ero fortissimo e gli ho fatto il culo e quindi lei ha fatto ah ma allora mi hai mentito, ti ammazzo. Io ho fatto no, non ti ho mentito, io sono scarso perché ci sei tu a guardarmi. Cioè, sono forte che ci sei tu a guardarmi. Allora ho fatto, ah, così e allora devi andare scarso quando la gente ti guarda. Ed eccomi qua. Vivo, ma scarso le piattaforme che solo mi guarda. Pensa un po', ma sono inventato adesso questa storia. Devo dire che mi piace come spiegazione. La faccio diventare canon. C'è una canon perché mi è piaciuta. Quindi si può dire che se diventa canon diventa vera. Teoricamente, no? Almeno per il canale è vera, quindi... È così che è andata. Che storia, è incredibile la vita quelle volte. Siete davanti questi bivi. Queste cose da risolvere le ho risolte a me. In più, già vi dico che abbiamo anche la scena finalmente per il video. In realtà già c'era, devo solo impostarla e tutto qua. Si vede leggermente più piccola perché c'è il riquadro apposta, però abbiamo noi in alto a destra, sotto di noi abbiamo la chat. E al centro dello schermo abbiamo il nostro... Quindi ve la faccio vedere un secondo. Eccola qua. Ovviamente la chat è piccola perché il riquadrino è questo, però comunque anche è bella vedere comunque la presenza della chat.
Poi non abbiamo, diciamo. Ah no, poi ci devo spostare tutto. Giustamente, non ci ho spostato. Meno male, mi è venuto in mente. Non ci ho spostato gli alert e le cose. Quindi poi spostiamo tutto quanto. Se le cose si vedono a schermo, roba varia. Ho spostato soltanto le cose principali per farlo funzionare. Lì è un account che in realtà mi sa che lì funziona sempre in incognito. Cioè, quindi non c'è un account, ma ogni volta che scrivo resetta. Però sempre meglio dell'ultimo, perché l'ultimo che avevamo mi faceva per forza vedere il gol del Tottenham. Era fissato con quella partita, e quindi ogni volta c'era per forza quello. È stata un po' strana come cosa. Volevo così, volevo. E comunque, ripeto, a parte la morte del Lurk e tutto, avevo pensato a questo. Devo organizzarmi ancora perfettamente per venerdì, perché non so se venerdì sarà una coop serale o meno. Non ne so sicuro. Il gioco c'è. Il gioco c'è, è stato da fare perché ho chiesto la chiave e me l'hanno data, quindi lo voglio, me lo togliere di mezzo. Però non so questa settimana o la prossima. Quindi per quello vediamo. Di giochi attualmente che mi interessano ce ne sono tantissimi. Sono indeciso se a buttare tra virgolette una Lives su Cities Skyline oppure no. Però devo vedere, cioè, ho visto i requisiti su Steam, dicevano una 3080, cioè i requisiti più esauriti della storia. O no? Come si fa? Boh, sparirà da sé. E come fanno i bot? Cioè, dove sarebbe del bot che esce un messaggio sulla mia chat e basta. Ma non esce nella chat di Twitch. Roba particolare proprio. E in più, ne stavo a parlare stamattina con Karim, poi mentre è uscita la roba ufficiale, che il mese prossimo dovrebbero annunciare GTA 6. Che mamma mia, sono passati. L'ira di Dio è passato proprio. Perché in realtà molti se lo scordano, ma comunque GTA è stato un grandissimo. Siamo invecchiati, sì. Lasciando le miglie di console. Ma Giangiaggio, ma quante volte fai la sub? Giangigio fa parte del club da 14 mesi. Ma grazie mille, un bacione. No, che dice l'NPC? Ma l'NPC là non si fanno le sub. Prima, ma condividi prima della sub? Wow, sei un mago. Buonasera. È mattissimo Twitch, ci piace così. Mattissimo. Oh, siamo a meno 7 per il capolavoro, eh. Me lo faccio rivedere il capolavoro. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qua. Il meno 7 per farmi comprare le palline di Natale che avremo a dicembre. Solo meno 7. Che storia, eh. Anch'io, ma io le vorrei IRL. Anche perché poi dopo quello probabilmente devo organizzare una 12 ore, sicuro. Che sicuro sa da fare la 12 ore. Se no fa un Natale, cioè vicino a Natale senza 12 ore. Allora, comunque ti dicevo, in quanto cioè, GTA 6 sarà veramente l'annuncio che uno un po' aspettava. Che poi è strano,
12 ore e 24 dicembre, non credo, credo dal 22 non ci sto. Poi 24 dicembre, fa 12 ore, scusa, attaccare alle 6 di mattina per la cena tranquillo. No, allora a me... Guarda, mi è fatto venire in mente un discorso un po' particolare. Che magari, ecco, chi guarda da fuori, quelli che guadagnano su Twitch, dice sempre che è bello fare un lavoro che hai tutti gli orari che vuoi, tutte le cose. Ma in realtà non è assolutamente così. Cioè, per quanto loro stessi villantano una libertà che non hanno proprio, perché uno streamer che va via una settimana perde un 20% di pubblico in maniera definitiva. E vale per tutti, non ce n'è uno che regge. A meno che, certo, c'ha sì, Blur che c'ha 80.000 sub, è un altro discorso. E chissà quante persone girano su quel canale, ovviamente girano tanto. Però l'80% delle persone non può permettersi di prendere 3 giorni senza fare live, ed è tremendo. No, devi. Devono sempre essere live, ma perché quando raggiungi un pubblico così grande, magari tu dici davvero chi. Prendete uno streamer normale adesso, virgolette, dico normale. Uno streamer che adesso va dalle 300 alle 500 persone. Vi assicuro, se voi gli dite, gli do 8 soldi per stare via un mese, lui lo fa. Quando ritorna. No, probabilmente non arriverà forse neanche mai più ad avere quelle 500 persone piene. La gente se ne va proprio. E quindi mi fa, cioè, poi non mi fa capire il perché, se era tra virgolette affezionata prima, magari. E quello è il discorso. Cioè, perché seguo pochissime. Io seguo davvero poche persone su Twitch. Cioè, uno potrebbe dire perché non segui più Lino? È perché se io devo stare attaccato al PC dalle 4 alle 7, no? Poi quando alle 7, magari se gli faccio il raid, sto un'oretta, magari mentre mangio. Ma poi dopo io non voglio proprio stare un po' su Twitch. Cioè, mi sposto proprio. Cioè, quello è il discorso, mi sposto anche un po'. Cioè, l'unico. Cioè, magari posso guardare Gatto e Thermos la mattina mentre faccio un po' di esercizi. E poi anche lì. Il discorso è. Ovviamente quello che seguo di più, ma perché lo seguo dai tempi, che è Karim. Però anche lui, col fatto che devo andare live, magari c'ho lo secondo schermo, c'ho l'audio dal PC, ma faccio altro. Cioè, sedermi e guardare proprio uno streamer faccio proprio fatica ormai. Però ecco, non mi verrebbe mai in mente proprio di non di sparire. Quindi c'è gente che se uno, ecco, davvero va via un mese, se ne va. E quindi quelli grossi, quelli che ti devono pagare il mutuo, la macchina, le bollette con Twitch, dicono sì, noi abbiamo il nostro orario, però stanno sempre attaccati. Sono sempre lì e si devono fare. No, io l'unico giorno che ho libero è il sabato sera. E se no devo fare live. Che poi ecco, sicuramente non diciamo le cazzate che dicono, fa live. Sicuramente pesante, non è la cosa più facile del mondo. Non, ma non è andare in miniera assolutamente. Non è neanche fare il carrozziere, il muratore, ma anche solo fa il bangonista oppure il lavoro in cui stai 6-7 ore in piedi. Sicuramente è un lavoro molto più agiato, perché è un lavoro molto più creativo. Per quando uno possa essere creativo, cioè quel rincoglionito di Donato che fa i panini, cioè non è chissà che cosa.
Cioè, c'ha quattro ingredienti. C'ha affettati, c'ha... c'ha mozzarella, c'ha le olive, roba. Ma parla di me, proprio di te. Che immagino comunque che sta lì non sia la cosa più leggera del mondo. Ma schifo maestro del paino, salve! Buonasera, come state? Sto facendo un pochettino di discorso così che mi erano venuti in mente. Sempre guardando un pochettino Twitch allo streamer. Tutto bene, tutto bene. Siamo pronti per il gioco di oggi. Che se andiamo bene possiamo addirittura finirlo. Pensa un po', possiamo addirittura finirlo. Qua siamo un po' dei matti. Siamo mattissimi in più. Magari prima che arrivi il rago, io vi ricordo che siamo... Che bel chiudere la live perché l'hai detto tu ieri e io me lo sono ricordato. Oh, però io vi ricordo sempre meno 7 dal questo. Ho cercato, no, non sta più così. Ecco qua. E non significa che faccio tutte le live così, ma che mi metto le palline sulla barba. Io me l'ero dimenticato, vedi. A me mi piace che intanto mi metto. Che bella maglietta, apposta per il Raigo proprio. Piri piri. Cosa fai posticcio? No, Nudge Carapaito. Poi oggi ricordiamo, no? Un po' di fatto apposta, anche se mi scordo così random le buttiamo in Raigo perché dobbiamo tirare fuori il meglio di lui. Bisogna fare così con i ragazzi giovani, bisogna... Ah! Adesso Carapaio. Barba su barba. È tipo Giorgione in cucina che fa burro su olio. La stessa cosa. Tutti i collegamenti. E siamo 7 minuti abbiamo. 7 fucking minuti. Questo gioco dura 2 ore. Quello che mi preoccupa è che saranno delle cose platforming là... Là, chi lo sa. Là proprio siamo in mano a Dio. Ripeto, quel Giorgione su Modern Warfare 3... Mi fa tentennare. Devo ancora capire bene... Qual sarà il suo ruolo. Se me lo venderà. Ma immaginate la Collector Edition. Che magari le fanno più le Collector, no? Ma giusto ogni tanto sponsorizzano loro. Ma invece di avere una statua... Cioè, voi avete il gioco? È una forma di guanciale. È un guanciale e delle salsicce, così. Cioè, quella è la collector di Modern Warfare 3. Sarebbe incredibile. Magari col libro di cucina di Giorgione. Cazzo, per una volta che paghi una cosa di più... Cioè, basta mangiare. Yeah, sarebbe spettacolare. Al centro CD, destra guanciale, rotoli di salsiccia e libro. Un gesto di Natale diventa esatto. Però al posto dello spumante, cosa c'è il gioco? Madonna, proprio il boom, eh? Allora, il boom economico di quel gioco, lasciamo fare. Che a parte ormai non ha competitor, quindi è anche brutto. Però sarebbe davvero una roba allucinante. Ah, poi schifo maestria, prima ho fatto vedere la schermata di video. Mi sono scordato che devo mettere gli alert e roba varia, però... Chat, video e ad roba funziona. Quindi riabbiamo la schermata di video. Anche perché Franchino mi ha preso bene, mi fa un sacco... Fa davvero... Crea un sacco di discussioni. Ok.
sono contento. Diciamo gli altri sono un po' così, invece. No, Franchino non dai. Ah, giusto, da un po' che non. Ti sento il pomeriggio, non ci sei. Abbiamo visto un bel po' di video di Franchino, eh. Sono almeno tre fine live. Cioè, per tre live sono dove. No, due live, che sono di lunedì e martedì. O forse anche sabato, non mi ricordo. Anche sabato. Però sia lunedì che martedì siamo andati lunghi, eh. 30-40 minuti in più, perché alla fine Franchino ci fa parlare. Manco un mese e finisce così. Ma ho detto, Franchino, lascia fare. Perché ti stai concentrando su Franchino. Invece ti dico, noi ci concentriamo su quello che dice per poi discutere. E ti assicuro che esce bella roba, perché una volta dicevo proprio discorsi del cazzo. Porca miseria, mi devo ricordare quella del pollo, devo controllare. Devo ricordare la roba del pollo che si staccava o meno. Poi i video vecchi sono incredibili, io ripeto. Guardando i video vecchi devo capire io che cazzo mi sono buttato, che ho sbagliato. Dovevo andare anche io in giro a mangiare. Se in giro andavo a fare quello, se no ci va meglio. Che se uno becca quello che interessa alla gente, fa la meglio cosa. Perché vi assicuro, ha fatto un discorso mentre stava camminando sul marciapiede, ma proprio di una. Cioè, era proprio una cosa tremenda. A parte il fatto che tutto il tempo guardava a terra, che te la vuoi inciampare, allora non lo fai mentre cammini. Io non lo farei mai proprio, a meno che non faccio tipo 10 metri che ho visto la strada, la sua memoria, la faccio mentre parlo. Se devi camminare, svoltare l'angolo e tutto quanto, con la gente, con te che devi guardare a terra, perché se no non sai dove guardare, sei a cappotti. E l'80% del discorso non lo sai, lo stai facendo a mano, ma ti incarti, che voleva dire due cose e non ci riusciva. E uno guarda tutto sto insieme e poi dice, Wise comunque è esploso perché è andato stando a rompere il cazzo la gente e è andato alla stragrande. Devo trovare qualcuno da insultare pure io. Faccio prima, insulto qualcuno. Dovrebbe fare finto dissing. Ora dico a Karim, se vuole fare un mese di finto dissing con poi video di pace a Capodanno. È incredibile. E Capodanno, c'è capito la scena in cui chiacchieriamo magari con gatto che fa da pacere, che c'è. Dare la speranza del Natale, sì. Ci rivediamo tutti e tre sulla montagna più alta da che parte. Poi mettiamo un po' una foto a terra e ci mettiamo sopra, cioè. Non è che andiamo letteralmente sulla montagna. Se voglio farlo esattamente. Lo facciamo IRL proprio a Capodanno. Faccio la live. Faccio ciao, faccio salve a tutti. Buonasera, buon Capodanno. Mi abbraccio e stacco la live. Mi faccio esplodere. Così. La sorpresa, quello è proprio il botto finale, che dice Capodanno, il botto ci sta. Zomba per l'aria, incaputa di tutti, siamo. Troppo. Questione d'amore, è proprio quella, sì. Del video è partito, no? Ok, posso chiudere questo intanto. Incominciamo a mettere la categoria. Questo è Expedition. Ah, vedi, è l'ultimo proprio. Così. Ci mettiamo un secondino qua. Adesso è Trento. Dai, chiamata.
prof, pensavi che non ti chiamassi, che facessi ritardo, eh? Lo okay, 30, pensavo non ero lì. Bene. Invece sei qui puntuale come uno squalo. Sempre puntuale, sì, sì, sempre puntuale. Tutto bene? Come stai, Fra? Tutto bene, sto decisamente meglio rispetto alla settimana scorsa. Anch'io, io ho appena fatto un tutorial di Jumping Jacks. Sei? Eh sì, con la signorina Tudor. Bravissimo. Eh sì, 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 sì. E ora vomito. Oh no, io ho fatto la tisanina, quindi... Hai fatto bene. Quella è fantastica per il tricipite brachiale, eh? Mamma mia, guarda. Ma quella ti è un tocca sana. Lo sai, infatti le consigliano tutti quanti come rimedio... Per il tricipite brachiale. Sì, sì. Se ne cresce uno nuovo, se ne cresce. Comunque. Ma poi è un problema, che sono nuovo. No, è a posto di quello vecchio. Oh, ti ho alzato un po', così sei bello alto. Grazie. Eccolo lì. Posto. A posto. Che volevo dire? Olè. Sei pronto per oggi? Io ho paura. Fai bene. Sì, perché io sto giocando su gioco di merda con l'unica persona al mondo che mi dice fatta apposta ogni 2x2. L'unica persona al mondo? Non penso proprio. L'unica persona al mondo? Sì, l'unica. Non l'unica al mondo. Ma io provo a comunicare nel modo migliore possibile. Proverò. E in più, tanto lo avvio così siamo pronti. Anch'io lo avvio. Ditemi se è basso ancora. Se è al massimo, non rompere i coglioni. Se è al massimo, massimo bestiale. Però dovresti essere a posto adesso. Adesso premo Enrico un altino invece dico. Orca che paura. Sono altino? E abbassami allora, Francesco. Ma io ti sento. Metto a 90. Va bene, ma sei mutato. No, ecco come ci sono. Aspetta che c'ho aiuto. C'è il video. Questo video. No, ma io lo che elimino questo video. Che mi fregherà a me. Eccoci siamo qua. Noi sulla barca, siamo io e te. No, ma il. Coso. Prendici. Siamo arrivati, bello. Eccoci qua. Ma sicuro che il rago ma non è basso? Boh, io guardo le barre di OBS. Non so, magari Gian Giaigio non ti vuole sentire. Dice, è alto. Però sta a fare la coppa, quindi l'avete tu. Ma si gioca con mouse e mouse o mouse e controller? Come mouse o controller? No, sto scherzando. Tastiera o controller? E io tastiera e mouse. No? Non è consigliato? Non lo so, uso solo mouse e tastiera. Anch'io lo uso, dai, per massimo siamo Switch. Amici, eccoti qua. Ti trovi, allora invitami. Ti invito, invito in corso. Accetta. Non ho neanche letto chi mi ha invitato, magari era un altro. Perfetto, magari era un altro signore. Guarda, il viaggio è in base... Io ti sento. Oh mio Dio! Ma mi senti? Ti sento, non so come si toglie. No. Allora rimaniamo così. Ma credo che sia una merda qua. Però non è quello fatto apposta per avere la radiolina che non si sente? Per avere? Oh, proviamo quello, che sono mi muto. Ok, mi sono mutato. Aspetta che allora devo fare così. Ecco qua, mi senti? Ti sento. Perfetto, guarda, allora abbasso un po' il volumino della cosa. Sì, sì, ci eravamo accorti che era andato tu. Sentivamo anche noi. Allora, cioè, ma cazzo, c'era una disattiva autosessione gigante. Vabbè. No, boh, usiamo così che magari è meglio. Sì, perché secondo me, da quello che ho visto di video, che ho visto penso un mezzo video della versione, la prima, il primo. Sì. E anche la radiolina da lontano che fa rumore da è bellino, fa rumore da radiolina e le difficoltà con la comunicazione che noi avremo a bizzeffe. Madonna. Quindi proviamoci. Appunto, proviamoci così, dai, magari sfruttiamo l'esperienza di gioco al massimo. Aspetta che vado a abbassare una roba, arrivo, eh. Vai. Devo abbassare, mentre... non mi ricordo mica io, aspetta. Ah, va bene così. Ah no, beh, siamo già interessa.
Ecco, allora devo cambiare il gioco, devo mettere il gioco io, giustamente. Ma tu, cretino io. Non sei già partito con la categoria del gioco? No, categoria sì, era dopo il gioco nella... nell'OBS che non l'avevo ancora messo. Bello. Vabbè, ma ora l'ho messo. Vabbè. Eccoci qua, ma abbiamo anche come... Ah, ma non lo sento già più. È quello il discorso che praticamente siamo tanto tempo senza parlare. Quindi questo è il discorso. O magari si è mutato lui, non lo so. Ascolta il tuo partner. Ti dà morto? Mi senti? Ti sei? Sì, ma non so che tasto. Ti dà morto? Oh. Oh. Mi senti? Perché non parli se mi senti? Sto parlando. Mi senti? Ma vuoi che ti muovo? Se io parlo, tu non puoi parlare. Mi senti? Sì, ma è allucinante sta roba allora. Cioè, praticamente, se io parlo alla radio, giustamente, tu non puoi parlarmi sopra. Quindi è un momento che te la tiri sopra, non puoi parlare. Zucca, ah, ora posso parlare, perfetto. Va bene, bellissimo, è come le vere radio. Ottimo, facciamo così, via. Ma così è allucinante, però, perché alla fine... Se mi sembra di stare da solo. Andiamo. Se lui è cosa attivo, non, sì, non possiamo fare niente. Per questo si illumina allora. Uè, rispetto uno, che strano. Corro, corro, me ne vado. Mi senti? Ti sento forte e chiaro. Proprio così mi consigliano di dire passo al posto di buttare giudici tipo Suca, Francesco, passo. Posso dire fottiti al posto di passo? Passo? Va bene, passo, fottiti. Ma se dici... Non c'è bisogno di dire passo se dico fottiti. Fottiti. Va bene, fottiti. Mi sembra molto meglio. Allora, vediamo un pochettino. Ok. Io dirò passo, passo. Vabbè, dai, allora diciamo passo perché siamo educati, passo. Va bene, passo. Indico qualcosa, passo. Bravo. Anche se potevo dire fatta apposta invece di passo, era incredibile, passo. No, per favore, passo. Ma se dico passo soltanto, devo dire passo passo o basta che dico passo? Passo. Passo. Ok, bisogna aprire qua. Ok. Puoi picchiare? No. Sono almeno alto così, passo? Ma mi sembra di sì, ma perché sono più basso di te, passo? No, non penso, passo. Che cazzo dobbiamo fare, passo, porca puttana. È il primo enigma. Forse girare la cosa a destra, passo? Giusto, passo, andiamo. Devi dire prima andiamo e poi passo, passo. Ah, scusa, passo. Ma no, ma è così tremendo. Ah, c'è il cancello. Dove si è incastrato? Che dolore, passo, attento, passo. Sono entrato, passo. Ma che do bene, Enrico, lo si incarta un po'. Perfetto, passo. Non era tre per la torcia, già scusate. Come si appicciava la torcia? Passo. R, passo. R, non sarei. Adesso passo.
Ok, guarda come siamo bravi. Non dico adesso passo, non devo dire passo, no? Ma no, non l'ho ancora capito questa cosa, in dubbio. Ti vedo, passo. Posso saltarli? Aia, passo. Voilà, oh, via. Ok. Ti vedo, passo. Che c'hai tu? Che cosa, passo? No, che cosa me lo devi dire tu, passo? Cioè, che c'è in generale? Passo di passo, perché volevo interrompere prima la frase, ma la interrompo adesso. Passo. Ma tu cos'hai, passo? Io c'ho una che vende i ticket. C'ho... sto coso che non so che fa, forse devo inserire il ticket. E per passare, quindi dovrei passare io da te. Però lo fai solita, c'ho? Io ho tre cose di legno con tre pezzi di carta. Uno non rotto, uno mezzo rotto e l'altro tutto rotto. E c'ho sotto i ticket d'oro, argento e bronzo, passo. Ok, allora, guarda, io ho delle figure geometriche. Tu ce l'hai per caso? Passo. Stasera non facevo neanche mezz'ora di gioco. E passa, che cazzo vuoi? No, che da modo, ho chiesto se c'hai le figure geometriche. C'è un triangolo, un quadrato, un cerchio, che parte? Passo. Io ho un cerchio che diventa una ruota, che diventa un triangolo, che diventa un oblungo, che diventa una monetina dentro la fessura. Passo. No, aspetta, aspetta. Io ce l'ho il cerchio. Poi c'è un quadrato, un triangolo, che è un pentagono capovolto. Ovviamente passo, però mi scordo quando devo pensare, mo. Passo. Però non capisco. Passo. Allora, ascoltami bene, devi rispondermi a questa domanda. Anche tu hai le tre cose di legno rosse con tre fogli strappati e non e sotto i vari ticket? Passo. Io ho tre ticket, dorato, argento e bronzo, e due c'hanno la X, quindi probabilmente io posso prendere soltanto il ticket d'oro. Il tuo ticket d'oro, cioè per caso delle figure disegnate, qualcosa vicino? Passo. Il mio ticket d'oro ha tutta il cerchio, ha una ruota, ha il cerchio con la freccia che va verso la ruota, poi la freccia va verso un triangolo, poi va verso un... tipo un coso, tipo un autodromo, e poi va verso una fessura con la monetina. Passo. Allora, quindi hai cerchio e triangolo come figure geometriche, quello va bene. Poi hai... ripetimi le ultime due dopo il cerchio e triangolo, passo. No, aspetta, io ho cerchio, ruota, triangolo, autodromo e monetina con la fessura. Allora, passo. Cerchio, ruota, triangolo e monetina con la fessura è questa. Ma io non posso interagire con queste cose. Ecco, c'ho la monetina. Autodromo prima della monetina. Quindi... ah, ecco. Cerchio. L'autodromo sarà questo? Perché non so cos'è l'autodromo. Salve. Mi dici com'è fatto l'autodromo? Perché io ho capito. Il cerchio e il triangolo l'ho capito. La manovella ce l'ho. So dove inserire la moneta. Però non ho capito l'autodromo. Ah. Allora, all'autodromo è un... è questo... non è l'autodromo, è tipo l'ippodromo. È tipo questo coso oblungo, tipo la NASCAR, tipo il Circo Massimo. Con in alto è un obliquo che va dal basso a sinistra verso il basso a destra e ha un cerchio, passo.
occhio. Valvola questa? E sembra questo, sembra. Sembra questo qua, esatto. Un secondo, vedo di sistemare le cosine e faccio, passo. Quindi, cerchio. Passo. Questa valvola qua. Triangolo e sposto l'ovale da stata parte. O valvola intendi questa qua? Come valvola? Anche se non è una valvola. Scusa, cerchio. E me l'ha dato. Ho detto valvola, ma la valvola intendi questa che gira o questa qua? Cioè, dovrebbe essere questa qua quella che intendi. Quella che gira. Quindi questa. Triangolo. Sto coso qua. E riesco a unita. Questo è il pollicione in su. Ce l'abbiamo fatta! Easy passo! E che devo fare adesso io? Passo! Vengo da te, amore mio! Non è vero, c'è il ghiaccio. No, c'è l'acqua, passo. Mo se abbassa l'acqua, no, passo. Arriva la barca. Arriva la barca, passo. First try, mamma mia, che bello. Mi ha già preso tantissimo sto gioco. Siamo a Gardaland, passo. Mi sono bloccato. Ma pure qua con la radio? Passo? Eh sì, passo. Peccato. Questa sera dite che basta, mamma mia. Vabbè, non parliamo, passo. Ah, giusto, R. Allora, non so però davvero se... bene bene, lo sappiamo qui. Una sorta coppia in vena di esplorazione desiderosa della mia... No, non la voglio. Ok, ma come? Non so se è meglio... Cioè, per quanto sia bella la della radio... E comunque... stronca un po' le live, secondo me, non lo so. Cioè, può essere più divertente magari dialogare di più. Non lo so, ditemi anche voi, magari vogliamo fare... un po'. In grado di collaborare, non credo proprio. Una ciurma affiatata è stretta come un nodo a delle assi raminghe. Wow. Quello che fa per voi, vediamo. Demete, non è nulla di pericoloso. Faccio un cazzo. Con Maria Deriva, leggendaria avventuriera nonché capitana della navicizia. Vuoi essere mio navi amico, passo? No, grazie, sono ateo, passo. Ma io esisto, quindi non è che puoi negare la mia esistenza. Allora sono agnostico, passo. È un agnolotto, sei piuttosto scemo. Passo. Sono passato, servirà a lavorare di squadra. Vabbè. Lo so, fammi lavorare di squadra. Il fiducia cieca della fortuna nella gioventù. Va bene. Non so di che stoffa è fatta la vostra amicizia. È fatta di lino la nostra amicizia, giusto? O di seta? Non c'è lino, passo, forse è di seta. Allora è di seta, sì. Eccoci. It's time to build your friendship. Mi sa che dobbiamo fare sesso alla fine. Faremo sesso, passo. Out there, communication is key. Devo riuscire a comunicare, ok. Devo essere in grado di leggere la ciurma come un libro aperto. Be honest, be clear,
Lo sai, Chiarizza, si vedono rapidamente. Vai. E che lungo. Lo bombe lo passi, passo. La gioca Paido, passo. Lo bombe lo passi, passo. Bombo tutto. Passo. Devo cliccare. Passo. Vediamo un po' che enigma ci porta. Allora io ho un macello di roba qua, basta. Io ho quattro mini diversi con diverse figure che fanno diverse animazioni, passo. Allora, io ho una... senti quelle cose dove dai le martellate e schizza via il peso in aria. Passo. Raigo. Ripeti, passo. C'è presente le fiere, quelle fanno sempre in America? C'è pure in Natale, ce l'abbiamo. Che c'è il peso, tu lo colpisci con martello e quello schizza in aria. Passo. Sì, ho presente, passo. Ok, diciamo che ne ho una simile dove c'è una stella e c'ho i vari ticket come premi, tipo basso e bronzo, argento e oro, c'è una leva, quindi devo inserire delle monete probabilmente, passo. Io ho quattro pirati fatti di ingranaggi che fanno quattro animazioni diverse e sotto hanno quattro cerchi con quattro disegni differenti, passo. Ah ok, io ce l'ho separati perché ho quattro disegni differenti dentro un cerchio. Che dentro un cerchio è poi un timone, diciamo, che ha tutte le cosine, gli spuntoni ai lati, e dall'altra parte è un marinaio singolo. Quindi probabilmente gli devo far fare tutte le movenze simili. Passo. Dimmi quello che puoi fargli fare, passo. Allora, c'ho una signorina semplice, proprio con le braccia verso l'alto. C'ho due nuvole. Credo che siano nuvole, diciamo, con sopra una D a capo sotto, che guarda con la panza verso il basso. Una specie di omino seduto, che ha di lato però. E una specie di pipistrello fatto male, passo. Allora, io ho la signorina, le due D, che io, a me sembrano tipo una barca con sopra un ombrello. Tipo un fantasmino, sì, tipo pipistrello con sopra un cappello. E però non ho capito quello di lato. Io ho tipo un fiore al contrario, passo. Ah, come un fiore al contrario? No, mi sembra... Non so se è un fiore questo. Se non mi sembra un fiore. Cioè, è tipo una palla. E poi dopo c'è una V sotto... Asso. Dovrebbe essere quello il fiore, perché ha due, tipo due foglie, una sopra l'altra, con le punte verso il basso, e poi sotto vedo la V che tu, di cui mi parlavi, quindi dovrebbe essere quello. Dimmi cosa gli devi fare, io ti dico quello che fargli fare, passo. Aspetta, ma tu c'hai per caso un ordine? Perché a me sono separate... E il pirata è dall'altra parte. Passo. Cioè, pirata marinaio, passo. Io ho quattro pirati diversi che fanno quattro. Sono su quattro pilastri diversi. Ogni pilastro ha un'immagine di quelle che ti ho detto prima. E ogni pirata sopra il pilastro fa un emotico. Un emoticon. C'è uno che tipo si gratta la testa e dice: che devo fare? L'altro che arrabbiato tira il pugno in aria. Uno che piange e l'altro che è tutto fiero con le mani a forma di teiera. Passo. Ok, perfetto. Io ho soltanto quello che si gratta la testa, che dicevo, gamma facca. Quindi dimmi lui che disegno c'è sotto. Passo. Il pipistrello col cappellino sopra. Passo. Hai fatto un casino, si è spento tutto. Hai l'allarme, Francesco, l'allarme. Salpate ancora. È il primo round. Passo.
Fatto giusto, fatto. Ok, adesso c'è uno che fa... siamo andati il sole, vittoria di pirata. E c'ho altri 4 disegni. Ce l'hai anche tu? Pasto? Mi si è chiuso tutto, passo. È scaduto un tempo limite, passo, aiuto. Ma vedete, parlare con sto coso è difficile. Mi si è spento tutto, passo. Hanno finito la corrente. Ok, passo. Mi sa che io ti li devo dire tutti quanti in ordine. E tu mi devi dare subito la risposta. Comunque c'è un pirata che piange. Che disegnino c'ha? Ok, facciamo così. Tu mi dici le mot che fa il pirata. Io ti dico il disegno. Poi tu lo scegli veloce. Ok. Dimmi qua hai ora, passo. C'ho uno che piange. C'ho solo quello che piange. C'ho tu che disegnino c'hai sotto? Non ho capito niente, passo. Il pirata che piange. Francesco, ti sento scatti, non capisco. Passo. Mi sa che non premi bene il tasto per parlare. Passo, tienilo bene premuto finché non... Passo. Si abbassa, passo. Non so perché. Mo cambio tasto, passo. Quando hai cambiato tasto, passo. No, dimmi quando hai fatto, che poi mi dici le mod e fai andiamo avanti, passo. Dove parla? Destra, sinistra, indietro, salta, covaccio di corri. Interagisci, F, push. Ma c'è push tutto, tra questo? No, non c'è. Inventare, c'è l'inventario delle mod. Questo qua. Ok. Mi senti, passo? Ora divinamente, passo. Dimmi. Ma ho già cattato un altro mouse, passo. Comunque, le mod di sto scemo da merda che già lo odio. Che sta piangendo, glielo do io un motivo per piangere, passo. Le 2D, quelle che sembra una barca con sopra l'ombrello. Passo. Fatto, mamma fa veloce, passo, ti devo dire cosa fa il prossimo tipo, capito? Quindi ma neanche smetto di parlare, parlo in continuazione finché non esce il tipo e ti dico che fa. Ok, è fiero, c'ha le mani in coppa alla cintura. Sui fianchi proprio, dimmi i disegni, dimmi il disegno. È un cerchio con una asticella che va giù, una a sinistra. Ma grandi... Oh, è uno che fa... Oh, sono innamorato con le mani sul cuore e poi dopo fa simpaticone. È una signora con una gamba su e l'altra giù che saluta. Vai, grandissimo, manca l'ultimo. Cioè, di nuovo le mani alla cinta e balla, vai, la tarantella. E banane, Francesco, banane! E maglia del suo bananone. Oh no, uno che fa no no no, niente banane per te. Le nuvole, le nuvole. Vai grandissimo, arriva quello nuovo. Aspetta. Ben fatto. No, aumenta leggermente il livello, porca di quella miseria. Vai, siamo pronti. Ce ne stanno quattro, uno che fa... Mi batte il cuore, uno che fa non saccio, uno con le cinte e uno con le mani dietro il culo. Io qui ho uno che fa quello con le ma- quello con la mano al cuore. Non so che devo fare, ho quattro segni. Che devo fare? È questo. Non ma c'è preme. Stavo pranzato. Allora io avevo i quattro segni da una parte e quello che avevo un emoto dall'altra. Non so, magari ora tu mi devi dire qua. Era invertito, sì, passo. Cosa passo? Sì, era invertito, toccava a me adesso dirti le cose, tu ne avevi solo uno.
Orca miseria, passo. Ho delle scarpe, passo. Ok, rifacciamo che abbiamo sbloccato il checkpoint. Quindi vai, dimmi tu. Ora io ho 4 cose con il... No, non era checkpoint, andiamo a rifare. Dai, tipo con le mani alla cinta. Il fiore a testa in giù, con la V. Vai, ma siamo campioni, siamo campioni. Ok, preparati, vai. Tipo che piange. Un cerchio con un angolo rettangolo a sinistra, in basso a sinistra. Il tipo con la mano in fronte e poi fa fermati. Banana, banana, banana. Tipo timido con le mani del culo. La signora con le mani in alto senza testa. Madonna, è un fungo. Il tipo che fa... Oh, che mi ha fatto? Non capisco niente. Il pipistrello con il cappello. Ok, mo dovresti dimmi tu a me, mi sa. Ok, ti dico quello... Va bene, ok. Quello che fa no. Ah, c'ha banana con sopra un cerchio. Ok. Quello che balla con le mani intorno ai fianchi. Banana. Ma tutto è banana. Quello che fa no. Un quadrato con una croce al centro. Quello che piange con una mano sulla faccia. È tipo un pino o un fungo, appunto. Con le manine in alto o senza? Senza mani. Ora quello che ha paura e mette le mani in avanti. Sempre il quadrato con la croce, c'è anche una V. Mo non so che succede, ma forse dobbiamo fare invertiti o tutte e due, siamo attenti. Ok, c'è il tipo che fa la... si gratta la fronte. Dimmi cosa hai, Francesco! C'è il tipo che si gratta la fronte! Non lo... No! È difficilissimo, Francesco! Perché c'avevi 8 cose, scommetto! Sì. Allora, facciamo così. Quando... Facciamo la regola interna. Quando c'è quello che deve... Quello che ne ha solo uno... parla quello che ne ha solo uno. E invece quello che deve dire la seconda frase per dirgli il segno sta zitto. Va bene? Passo? Va benissimo, passo. Quindi mo teoricamente parlo prima io, poi parli tu, poi di nuovo io. Anche se l'ultima... sono indeciso, che secondo me stronzo com'è ci fa alternare. Però va bene, se uno ha un omino singolo è quello che deve parlare. Vediamo così. Sì, confermo, passo. Peccato. Il tizio che fa mani nel cuore, oh mamma mia. Banane. Ma sarà questa. No, ero sbagliato. Tipo con le braccia al cielo e poi pugno. Vaso con le mani. Non so con le mani. Ah, però mi sa che ci conviene sbagliare piuttosto che non fare niente. Tizio che fa nonno col dito. Un quadrato con la croce. Mi sa che ci conviene sbagliare, che mi ha bloccato. Tipo braccia al cielo e poi pugno. La signorina con le mani al cielo. Tipo che fa nonno. La signorina con le mani al cielo senza la testa. Tipo arrabbiato col pugno, sempre pugno, c'è ancora più pugno. E fiora testa in giù. Ok, mo tocca a lui. Ora toccherà a me parlare. Sì, passo. Vai, siamo pronti.
pugno e mani in su. Un pesciolino che sembra anche un occhio. Francesco! Il pesciolino che sembra un occhio. Che culo! Non mi aveva preso. Mani in faccia deluso. Il vaso con le mani. Firma di Mario. Fiero con le mani intorno alla vita. Banana fatta apposta. Arrabbiato col pugno. Fiore capovolto. Pugno e mani al cielo. Il cerchio, cioè la specie di cerchio e poi l'angolo retto tutto capovolto. Ok, prepariamoci, eh? Vai. Tipo con le mani alla vita. Banana con la palla. Dov'è la banana con la palla? Ma non ce l'ho, ma non ce l'ho! Ho messo una a caso per annullare, ma non ce l'ho la banana con la palla! Ma quello alla vita ballava o era solo fermo? Era fermo! Era banana con la palla! Ma è difficilissimo, Francesco, vai, proviamo. Dobbiamo rifare da capo un'altra volta. Eh sì. Ma scusa, voi avete visto la banana con la palla? Vabbè, dai, questo è facile. Tipo che fa mano al viso e poi mano in avanti con la gamba alzata. Banana con la palla. Eh no, vedi, ce l'ho qua, quindi prima ballava, non te l'ho detto io, forse non lo so. Tipo con la mano alla fronte che piange, con la faccia verso il basso. Banane. Tipo che si gratta la fronte con la mano in avanti. Pipistrello. Tipo che piange con la faccia verso il basso, si mette con la mano in fronte. Signorina, con le mani in alto. Tipo innamorato con la mano al cuore e poi sulla guancia. Il quadrato vuoto. Ci guadagnano di brutto, vino, che lavate miliardi. Tipo che balla con le mani nella vita. Il cerchio con l'angolo retto capovolto. Con le mani alla vita ma fermo. Fiore capovolto. Le sue memorie ormai. Pugno alzato, arrabbiato. Fiore capovolto ma lungo. Innamorato con la mano al petto. Vaso con le mani. Deluso con la, e anzi piange con la mano sulla faccia. Albero oppure signora senza mani. No, è sbagliato dato. Che mi andava bene albero, signora senza mani, m'hai detto. E prima me l'hai chiamato così, me l'hai chiamato, manneggia. No, io ti ho detto la signora senza testa, perché era l'albero con le mani, però l'albero andava bene senza niente, albero Francesco, normale. Francesco, sei una pippa. Ma ha sbagliato lui, ha sbagliato, cosa fai vuoi? Fai solo albero. Ma tipo con le mani ai fianchi che balla. Francesco, sei una pippa. Balla con la palla. Ma ha sbagliato lui, lo ripeto pure, ha sbagliato lui, non te che fate. Questo è un enigma. Tipo arrabbiato col pugno. Banane, banane.
Ma digli cosa sei. Tipo che fa nonno. Vaso con le mani. Tipo timido con le mani dietro le braccia, dietro al culo e le gambe incrociate. Banana con la palla. Tipo con la mano in bocca e poi dopo apre e piange pure. Palla con l'angolo retto. Mi hanno aggiunto altre cose, non giuro. Well done. Stasera non lo finiamo, passo. Signore spaesato che si gratta la testa con la mano davanti. Ok, una specie di ombrellone con sotto una diga capovolta e due gambe. Impaurito con le mani davanti alla faccia. E la palla con l'angolo retto. Ah no, aspetta, sì. Sì, sì, giusto, giusto. Impaurito con una mano davanti e l'altra di lato. Due nuvole con la D capovolta. No, no. Una barca con due gambe lati. Mani al cielo e pugno. Ecco il pino. Dannato pino. Make all sales. Ora descrivimi bene quello che vedi. Bene, molto bene. Ok, dove, già dove esce, che qua c'ho tre cose e poi c'è ovunque. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, è arrabbiato col pugno. Fa il pugno, continua a fare pugno. Due nuvole con la D. Forse lo io. No, no, fa no, no, mentre scuote il bacino. Fiore capovolto. Sta piangendo con la mano in fronte e l'altra verso il basso. Albero se con le mani, albero con le mani. Impaurito con le mani, tutti e due davanti alla faccia. Cioè davanti a lui. Ah, il pipistrello, quello di. No, no. Che balla. Signora con la mano verso l'alto, una gamba su, stesa per terra. L'abbiamo fatta? Sì! Sì! Ah! No! Che devo fare, mo? E mo dovrebbe... Prima faceva prendere il ticket a me. Ok, prendo il ticket. L'abbiamo fatta! Vedi? Dove stiamo a migliorare? Non è la colpa mia, non è. Ma non devo inserirlo, mo, no? O sì? Da questa parte, dice. Mi sa che devi scendere... ok, bravissimo. E d'orso, grazie per il ride! Ah, ma lo potevo mettere anche... Com'è andata la Lives? Comunque mi sa che potevo mettere anche gli altri invece di fare il ritenta, eh. Ma porca puttana, basso. Come andate? Sei divertiti? Visto stai a fare Resident Evil, se non sbaglio. Cioè, almeno quando sto guardando io. Ah, vedi, infatti. Ah no, però forse gli altri andavano fatte più volte, basta. Vedi, mo qua fa tutto. Sto puntendo, noi stiamo facendo un po' Weaver, visto che era lì. Guarda che bella nave che abbiamo fatto, l'impegno ha portato a quello. Bestia, passo. Vedi, per la nave fica bisognava lottare, passo. Mo si va avanti. Si può mai essere se ci sei o qualche moddone, me lo fanno shoutoutone. That's a good start.
good. What use is that if you don't act as one? Sono agito come un'unica entità, e chi lo sa? Grazie, Mile. È la fine, Francesco, basso. Di coordinazione di Giulio. Mamma mia, basso. Sì, sì, è Weaverian, infatti. Grazie, mamma mia, sembra il topo modone, c'è poco da fare. A dopo, Francesco, basso. Mamma mia, inizia a piangere, fai bene, basso. Io ora ho tre dispenser in cui mettere, penso, un biglietto. Uno d'oro, uno argento e uno bronzo, passo. Era così anche il tuo, passo? Eh sì, passo. Allora, io c'ho un enigma dove devo, credo, formare un disegno. Poi c'ho tre esagoni con uno delle foglie delle robe blu disegnate. Uno delle foglie disegnate dei fatti rossi e uno sempre delle foglie... Che toccato che basta tutto quanto. Passo. Non lo so, passo, un cilindro blu. Dove fa questo? Io non posso interagire con qualcosa. Io non posso interagire con niente, mi sa, passo. Tu puoi toccare? Io posso... Va benissimo, Edo, vai tranquillo. Raccogliere questo pilastro blu che ho preso e penso di metterlo anche a posto. Anche metterlo a posto. Ok, allora ti spiego. Io ho... Oh, mamma mia. Io ho allora un campo da gioco con due alloggi per pilastri, verdi, rossi e blu. Poi davanti a me, for each color, the biggest group counts. Oh madonna, ho tipo degli esagoni uniti. Quattro esagoni vicini sono gialli con dei pilastri collegati, c'è scritto 4. Poi ce ne sono due viola, che c'è scritto 2, e uno da solo 0. Poi ho un bidone per i pilastri. Ho il modo di prendere i tre pilastri di colori diversi, mi sembra. No, ne ho solo due rossi e uno blu. E uno A. E sopra c'è scritto A, B o C. Oh. Allora, aspetta, aspetta. Io ho A. Ho un esagono, anche io, con una forma blu e una forma verde dentro, però. È un unico esagono che ha questa roba dentro. Tu hai tipo una mappa con degli esagoni riempiti? Passo? Ho una mappa con questi esagoni colorati blu e verdi? No. Ho soltanto una lettera A che mi indica sto cerchio dove c'è dentro un esagono. E dentro questo esagono c'è... è colorato metà di... cioè un terzo di blu e un po' di verde. Faccio due prove, passo. Vai, tocca un po', fammi sapere. Ok, non so cosa hai fatto perché mi sei abbassata la pedana B, che ha il verde e il rosso. Ti dico una cosa. In questo esagono, la parte sinistra è completamente fatta di verde. C'è giusto una piccola curva, ma è completamente fatta di verde. Invece, l'angolo in basso e l'angolo in alto a destra formano un semicerchio rosso. Provo altro, aspetta. No, no, ditemi se sto a descrivere male o altro, ma c'è davvero troppa roba. Cioè, senti, questo qua... che c'è, pizza? Ah, no, aspetta, però gli angoli sono disegnati, quindi... questo qua laterale, questo verde... Io ho appena buttato via, aspetta, provo a resettare, aspetta.
Perché mi sa il verde è il 3, questo qua è lo 0, l'altro angolo, cioè questo angolo qua il 2 non c'è da nessuna parte, però quale sarebbe il 2? Questo, c'è anche un 2. Allora, ti dico una cosa, io ho trovato disegnato 4 esagoni attaccati che hanno 2, 3, 0, che hanno un colore giallo e viola, però mi sa che indicano la forma, cioè la forma, quella che ti ho detto che va da un angolo a un angolo che fa un semicerchio, la forma 0, la forma che fa tutto un lato, cioè tutti diciamo tre lati dell'esagono, è la forma 3, quella che c'è una piccola curva, e c'è un'altra che è collegata agli angoli sopra e sotto che è la forma 2. Ma il totale ha forma di cazzo? No, però cioè, non mi sa che il totale non serve, serve soltanto, credo, capire la forma, che numero è. Cioè, ti dico, posso dirti semicerchio, ti dico, c'è cioè, AB, per dirti, io AB ho uno 0 rosso, cioè sto semicerchio rosso, e ho quello lì sarebbe, ho un verde 3. Io potrei aver rotto tutto, che non posso più raccogliere il pilastro qui, l'esagono. E non so, non posso più raccoglierlo perché l'ho buttato nel cestino. Ma se me lo va a buttare, mi farà ricominciare da capo, no? Tu gioco di merda. Io posso. Aspetta, che io ho potuto rubare, mi sono rubato il coso. Ma quindi forse vanno qua. Hai fatto qualcosa, passo? Oh mio Dio, che è successo? Aspetta. Ma tu hai per caso una mappa fatta, qualcosa? Perché io posso rubare i pentagoni. Anch'io posso prendere i pentagoni e metterli nella mappa vuota. Io davanti a me, davanti alla mappa vuota, mi è venuto fuori un altro esagono con altri colori. E posso prendere ora gli esagoni. Capisco niente. Mi sa che entrambi abbiamo 10 token da poter prendere, da dover fare la mappa. Tu mandone mazzando. Che paura. Io ho 9 tasselli rimanenti. Pure io. Quindi bisogna posizionarli tutti. Ma come cazzo vanno posizionati? Non l'ho capito. Non so com'è la mappa. Raga, ma la mappa quale sarebbe? Prova a fare una cosa, aspetta. Non vanno messi tutti. Anche qua. No. Ho visto cosa dietro. Ah, ti vedo. Oh. Vedi quello, il mio muro? Sì, vedo il tuo muro. Che cazzo è? Che ne sa? Cioè, come vedo io le figure, capì? Per questo dico, i miei cerchi sono così. Cioè, i miei esagoni, scusami. E quel coso che hai in mano dove l'hai messo? Dove te lo puoi mettere? Lo posso mettere... solo a terra, diciamo solo a terra per questo momento. Non so, ripeto, mi manca la figura da poter fare. Hai messo un'altra cosa. Ma quando io tolgo le cose e cambia, a te cambia qualcosa? Quando tu metti gli esagoni per terra, mi... Beh, a parte che si abbassa le tasselle rimanenti, poi okay, mi viene fuori un altro tassello dove lo metti tu, secondo me. Aspetta! No, non è vero, non lo so, aspetta un attimo che forse mi... Tu mi dici che tassello muovedi? E te che puoi muovere una luce, passo? No, non posso muovere una luce. Aspetta che io muovo, si tocca, come gli resetto mettendoli tutti qua? Ah no, c'è la luce. Sta illuminando, puoi illuminare le caselle dove metto le cose io.
Scusami, tu che stai muovendo, mo? Io ora niente, sono fermo immobile. Qua, ma stavi toccando qualcosa? Perché vedevo una luce che cadeva sulla mia... sul mio puzzle che devo riempire. Aspetta, ora vado sulla sul tassello in alto a sinistra, se la vedi davanti a te la mappa. Vado, e dimmi se si illumina. Ok. Ah, il tuo in alto a sinistra per me è in basso a destra, cioè capovolto. Quindi c'è un uno sopra, poi c'è uno sotto a fianco all'altro, poi c'è questo qua in basso a sinistra. Ora puoi togliere o mettere degli esagoni? Io lì posso solo mettere qualcosa, non posso togliere. Però mi sa che posso mettere quello che mi dici. Dovrei mettere quello che mi dici tu, forse. Hai degli hai un esagono che è metà verde, metà blu o tutto verde? Tutto verde c'ho. Ok, prendilo e mettilo dove cazzo ti pare. Ma come dove cazzo mi pare? Ecco, ti aspetta, vieni qui. Lo vedi tutto verde? Però non va bene, no? Perché questo qui non era tutto verde. Questo qui era verde e blu. Aspetta, No, questo è tutto verde. Tu metto tutto verde e l'ho preso tutto verde. Prova a metterlo da qualche parte. Io mo lo metto. Ah no, però non ha cambiato niente rispetto a prima. Prima cambiava e uscivano gli altri. Ah no, ecco, mo stanno cambiando. Oh, ma è durissimo, Certo, ora, ma voi che hai? Vedete entrambi, le cavi qualcosa? Io ti dico che ho in A blu e verde, in B blu e verde, in C rosso. Ma sai, forse non ne ho idea. Ridimmi quelli che hai. Blu, due blu e verdi e un rosso. Piglia il rosso. Il rosso c'ha solo un angolino, però, Vai, mettilo dove ti pare. Che ne so, mettilo dove. Ma ti no, pare. Tu mi dovresti dire dove metterli, mi sa. Mettilo. Questo qui com'è? Blu? Mettilo di fianco all'ultimo che hai messo. Vicino, un qualsiasi vicino. Nell'angolo quello più sopra, in teoria. Quello che fa l'angolo. Aspetta, ti dico io dove, guarda. Potresti illuminarmi, mi sa, per farmi vedere l'angolo. Qui, dove sono io? Bravo, aspetta che metto un blu. Non so come funziona proprio. Non vedo niente da lui. Perché lui c'ha quella roba là, ma... Ah no, ho sbagliato, aspetta. Non mi ho capito io. Ah, perché lui c'ha questi, c'ha. Deve formare quello. Però c'ha lo zero. Lo zero a me è quella forma tonda. Mannaggia, ma perché ci hanno messo anche i colori? Perché non capisco se funziona, se servono meno. Serve. Cioè, guardando lui non ho ancora capito bene. In più il fatto che non posso toglierli. Ora cos'hai te, Fra? Metà blu e un po' di rosso, tutto verde, verde blu. Sono davvero allucinanti, perché non è per nulla chiaro. E purtroppo ne sono le due. Mettilo il primo che hai detto. E da me è C, non so se anche da te è C. Da me è in C, tutto verde. Tutto verde. Prendi il C. Ok. E mettilo. Illuminami. Letteralmente. Aspetta, Mettilo qui.
Ok, mo ho due verdi vicino e infatti ho creato un credo, no, non so, più due verdi vicino che hanno fatto punto. Mo c'ho il verde per 5. Io non so, io sto capendo meno di prima. Aspetta, ma i punti in comune, cioè i punti verde per 5 ce l'ho anch'io, eh. Ah, ok, quelli li vediamo, sì, infatti, sta dall'altra parte. E boh, servirà quello. Dovremmo allora, capire Ellie come fare vede. Come fare le... Guarda. Cosa hai fatto? Vede, come fare quelle cose là? I punti. Come fare i punti? Ce l'hai disegnato tu, ce l'hai. Vedi? Quattro punte che si toccano fanno quattro punte. Due totale che si toccano fanno due punte. Quello è. Ecco, cos'è blu il pilastro? Ma piglio il pilastro blu e vedo se mi fa fare i punti. Aspetta. Qui dobbiamo fare ognuno i punti e basta. Ah, vedi che lui mette il... Io metto il moltiplicatore e lui mette i punti, forse? Fatti i punti? No. Forse io metto uno dei due mette il moltiplicatore e l'altro mette i punti, mi sa. Eh? Non so, fa punti. Oh, abbiamo fatto i punti, Francesco, 4 punti. Prova a fare punto. Vediamo un po'. Faccio già. Prova a fare delle robe, vediamo un po'. Aspetta, vai, che adesso devo prendere un pilastro. Aspetta, piglio il pilastro. Aspetta, no, metti via quel coso lì che hai preso. Perché? Hai preso un esagono, sì? O no? L'ho riposato. Ok, ok, aspetta, prendi. Prendi A. Ok, perché? Non lo so, mo vediamo. Ma non faccio niente con A. E mettilo, aspetta. Che colore è? È una frazione di blu già. Cosa vuol dire una frazione di blu? Ha solo... Ha un angolo, blu, diciamo. Cioè, due... un semicerchio all'interno. Mettilo qui, qui, mettilo qui. Qui, qui, dove sono io? Ma sicuro, è una frazione di merda, sembra. Fidati di me. Il blu, dov'è? Verso il basso? A sinistra, a destra o su? Vedi la luce? Vai, vai, mettilo nella luce. Ok, io lo vedo la luce, quindi vedo lo slot, però non so il blu. Che angolo, cioè dove indica il blu? Vabbè, tu me, tanto avanti abbiamo perso, secondo me, quindi metti, impariamo da qui. Ok, tutto blu per me, perfetto, buono. Se trovo un pilastro blu siamo forse a cavallo. Quindi io compongo. Ok, dimmi cosa vedi, che colori hai in B e in C. In B ho verde blu. In C ho blu rosso. Prendi C. E io sono. Ma lui. Io a lui. Faccio le sue combo. Quindi C probabilmente va con blu. Ma blu va così. Ma non esce niente. Perché dovevo mettere questo? Andava quello rosso. Che colore qua. È quello che hai preso? È blu rosso. Blu rosso, mettilo. Qui. Mettilo qui, dove sono io. Lo sta dicendo al centro proprio, ma non. Qui, dove sono io, qui, mi vedi? Perfetto. È rosso da me, mannaggia la miseria. Ma vediamo di farcela. Ma sta facendo una. Pure questa è una forma, però, vedi, è serpente. Abbiamo 6 e 6, Francesco, in teoria abbiamo vinto. Abbiamo il bronzo. Ma dobbiamo fare punti decenti. Mo ci proviamo, mancano due tasselli. Aspetta, allora, mi servirebbe un rosso. Che non c'è, mannaggia la puttana. Io un rosso ce l'ho. Vabbè, tu quale... faccio così, guarda, aspetta. Il rosso dovete qua.
B a quello che ti è rimasto a per quello che prendi B, B, B. A me continuiamo a collaborare un po' di più. E B lo metto. Che colore è B? Blu verde. Così. Blu verde lo metti qui. Dove sono io qui? Ok, blu verde va qua. E quindi sì, per forza questo. Ma secondo me quello che ci ha salvato è sta combo qua, però boh, vediamo un po'. Dimmi l'altro. Aspetta, aspetta, io qui ho un verde e un rosso. Il rosso no, tu cosa hai preso? Ho preso un verde blu. Mettilo qui. Ma indicami. Mettilo qui. E indica. Qua, che come lo metto? No. Le forme sono quelle. Hai visto? Sì, ho visto. Sto cercando di capire come metterlo per fargli toccare qualcosa. Perché qua non tocca niente come metto tu. Tu fidati di me, fidati. Tu mettilo qui, che a me serve qui. No, qua lo metto tu? L'ultima luce? Metti la luce dove è adesso, la vedi dove è adesso? Ok, lo metto. Perché da me questo qui è tutto tricolore. Vedi, 5 punti verdi. Non so come abbiamo fatto. Perché ci ho messo due verdi vicino. Abbiamo vinto, Francesco, abbiamo fatto... Niente. Oh, l'abbiamo fatto oro, Francesco! Non è vero. Mi fatto un cazzo, l'abbiamo fatto. Come funzionano questi punti? E mo? E mo che succede? Abbiamo sbagliato tutto, abbiamo dato 5 punti. Non ho capito come. E no, io vorrei resettare però. Ok, ho fatto da su. Che buio. Ok, tu ci sei adesso? Ok, hai preso quello. Fa vedere. Ma tu hai capito come devi metterli? Provo un po'. Ma io posso mettere prima io e poi tu, scusami. Sì, sì. Io mo al centro voglio provare a mettere 4 rossi. Hai messo? Vado io. Forse non dobbiamo fare per forza la stessa roba, cioè dobbiamo solo combaciarli e basta. C'è un video, no, sto tentando. Se voi possiamo fare che tu fai i punti come ti pare a te e io provo un attimo a aggiustarmi quello che riesco. Proviamo. Vai, proviamo. Metti il tuo come devi metterlo, poi dopo in base a quello scelgo dove mettere i pilastri. Lo metto qua, tanto poi il verde lo posso continuare sopra magari, però qua faccio doppio. E credo che funzioni così questo. Ah, infatti è illuminato. Ok. Riesco per caso a mettere un... Se vorresti mettere un blu... No, qua no. Serve... Oh, vedo un secondo di questi due. Boh, io sto... Mo sto facendo, non so se sto facendo bene, però sto facendo. Thank you.
così lo chiude o no? Non so se così vale. È proprio? Credo di sì. Però tu mo cosa stai portando avanti? Perché io ho sia verde, rosso che blu, quindi mi sa che dovremmo forse anche fare la stessa roba. Allora, io per adesso ho vicino ai due esagoni, vicino a quello che ho messo per ultimo, due rossi, e infatti l'ultimo esagono che ho messo è tutto rosso, mi va benissimo. Poi ho nell'altra, gli altri due esagoni che collegano, non è vero, non li vedi i pilastri, i due esagoni più bassi. Cioè per te... Illuminami, tu illumina, io vedo quello che è illuminato. Quello, questo qui dove sono io adesso. Ok. Tutti i colori, quindi posso metterci quello che mi pare. E aspetta, Sì, perché io faccio il moltiplicatore, tu i punti. Quindi mi sa che ci conviene fare ancora rosso. Io posso mettere un rosso, posso mettere. Oppure ho un verde grande, ma non mi conviene. Dimmi qual è il rosso e qual è il verde di lettera. Ok, io c'ho come verde c'ho l'A, però posso mettere un B che è un verde blu che va a fianco agli altri verdi blu. Metti B, metti B. C'ho due total verdi e un rosso blu. A me andrebbe molto bene che tu prendessi C. Total verde a me. A me il pilastro è rosso, quindi posso collegarlo agli altri due che mi hai messo adesso. Io agli altri due che ho messo adesso ci posso collegare il verde. Adesso mettilo come ti pare, tanto adesso io ho tre verdi e tre rossi che fanno dei gran punti. Il verde sta là, vai, forse siamo a capire. E mo... No, il rosso qua è chiuso. Il tuo il B com'è? B o A? Com'è da te? B è blu, A è blu rosso. La mia C è rossa verde. Tu che preferisci? Se vuoi, se vuoi posso mettere la B. Io preferirei A. Preferirei A se riesci, se no B. Provo un secondo. E il discorso è B, cioè così va, non so come funziona. Guarda sta figura qua, non so bene come funziona, sono sincero. Aspetta che venga a vedere anch'io. Aspetta, però a te non ti interessa se faccio il o il blu o il rosso tu? Io sto avendo la paura del fatto che forse dobbiamo fare 12 punti minimo con tutti e tre i colori. E se dobbiamo fare così mi servono dei blu, perché non ne ho di blu. Io blu ce l'ho già fatti. Tu ne hai 5, io però ho 0 pilastri blu, quindi... Quindi per fare blu io mo devo piazzare un blu, così funziona? Devo illuminare un blu? Poi il prossimo ti dico io quale prendere blu. Ragazzi, ma salve! Tutto bene, stavo cercando di capire come andare qua. Quindi tu a te ma non cambia niente dove lo metto, perché io pensavo che lo metto al rosso, ma... Mettilo al rosso, sì, mettilo al rosso, mettilo al rosso. Io ho il pilastro tutto rosso, vai, vai. E noi ci stiamo provando, ma per prendere gold, ragazzi, bisogna prendere
il massimo con tutto? Oppure no? Fra adesso quanti punti hai nel tabellone grande? Rosso, blu e verde. A me dice 9 rosso e 15 verde, dice. Ah, ok, ok, a posto. Hai messo? Ho messo. Però sì, mi sa che per fare il massimo serve 21 ovunque. Però mi sa che non si va avanti anche senza. Cioè, in realtà mi sa che si fa la somma dei livelli, da quello che ho capito. E però che botta quella, eh? Eh sì, perché sono 4. Sono 4 collegati rossi. Allora, vabbè, adesso... Guarda, se pigli B mi fai un favore. Prendo B. La 21 con B. B lo posso anzi, cambiare. Molto meglio B perché è blu. Quindi mettilo... Mettilo... Boh, non lo so dove puoi metterlo. Posizionato. E ne abbiamo 2, però 21 per fare il blu la vedo dura. E metti... prova a prendere C. C, con C faccio il... il verde, cioè vorrei fare un po' di qualche punto col blu. Però tu di punti blu ne hai già 7. No, io ho moltiplicatore. O tu hai moltiplicatore. Perché i punti sono 0, quello verde c'è... c'è. Riesci a fare qualcosa col blu? Se io prendo il B? Mancano quante caselle? Aspetta. Mi sa che non ce la facciamo per un pelo. Prova a fare una cosa. Prendi il C e mettilo dove ti pare. Dove ti è più comodo. Prova. Ok, ma il C però non ha blu. Ragazzi, vediamo un po'. Vediamo come va questa. Qua c'è il verde. Volevo fare il blu, mannaggia. Sì, mo lo stiamo facendo. Comunque per un pelo non l'abbiamo vinto, secondo me. Il blu ci ha fottuto. Prendi l'A e lo metti qui. Dove c'è già qualcosa dove lui. Dove la vuoi? Qui lo vedi? Messa. Guarda là. Secondo me abbiamo vinto adesso, eh. Però capisci, ci ha dato il minimo. Vuoi vincere? Vogliamo vincere? Allora, se tu... secondo me bisognerebbe fare che tu mi dici quale prendere, io devo creare le combinazioni. Secondo me bisogna fare un po' e un po', magari. Vogliamo riprovare? Beh, riproviamo, dai, almeno vedo che fare. Ok, vai, faccio lo stampo e premo ritry, in teoria, no? O no? Sì, oh. Sì. Ah, ma hai messo il premio? Ah no, ok. Allora, facciamo le cose un pochino. Allora, prendi quello che vuoi in verità all'inizio. Prima allora, io in C ho un total rosso. E devo fare una botta di punti se lo metto separato. Ti dico, secondo me a me fai un favore se prendi B. Perché il mio B è l'unico che è bicolor. Gli altri sono monocolore. Vedo di piazzarlo un secondo, che forse riesco a piazzare 2 colori su 3. Vediamo un po'. Se io non piazzo... posso metterlo così. Bello, bello, ci piace. Ok, mi sembra buono, mi sembra come l'abbiamo messo.
Ok, se ora vuoi mettere B, potrebbe essere buono per me, però abbastanza uguale ovunque. Allora B chiude tutto. Vedo un po' che altro. Vediamo un secondo se riesco a mettere cose meglio. Vorrei piazzare questo, sinceramente. Posso? E no, al contrario, bastardo. Ma fanculo, forse qua è con... No, qua non va bene. Qua non serve. Qua no, è rotto. Mi serviva qua. Non ti piace? Un secondo, sto rifletti. Che in realtà sembra quello meglio, perché non voglio... sinceramente non voglio mettere qualcuno che chiude. Però sai cosa schifo? Se non metto quello, dovrei mettere il blu qua, che non può andare di là, quindi mi converrebbe metterlo di qua. O se no, vediamo così. Beh, ho messo questo, ho cercato di fare un po' di collega tutto. Ok, mi va bene questo. Sì, mi va bene, aspetta. Poi ecco, magari quando sono proprio indeciso io, bisogna far prendere a lui quello fondamentale. Se tu ne hai uno proprio fondamentale, dimmelo. Che è un total blu. Ok. Mo okay. Qua sarebbe una botta pesante. Secondo me quello minimo fondamentale è B. Ti dico se riesco a piazzare bene il B, perché forse una cosa carina ci esce. E dimmi dove lo piazzi, perché io avrei bisogno che tu lo piazzassi in questa zona qui dove sei tu adesso, di il B. Credo di poterlo mettere qua dove sto io. Tu vedi dove sto? Vedi anche? Sì, vedo dove stai. Ok, lo metto qua. Se ti va bene qua, io colo azzecco blu e verde così. Vai, proviamo. Se voleva anche lui, lo voleva, quindi siamo a posto. Ti dirò, in verità adesso è abbastanza come ti pare. Mettilo come ti pare. Basta che non mi metti il rosso nella parte opposta di, come, di, quelle, di quello che hai messo prima. Io dove... Vai giù? Guarda qui, vedi come si muove la luce. In questa zona qui non voglio dei rossi. E io là, cazzo, là ti posso mettere il blu allù. Il blu lo vorrei molto qui, dove sono io adesso. Ma io là c'ho il verde. Qui? Oppure qui? Là c'ho il blu, là te lo posso mettere. Metti il blu in quella zona lì. Il fatto come funziona... Allora, devo mettere... Mi conviene far... come lo piazzo? Così conviene... Perché così blocco due, no? Faccio così, almeno magari il verde è riutilizzabile là. È l'unica. Il fatto è che lui mi ha detto non vuole il rosso qua, ma io qua ce l'ho tutto. Boh. Che ti serve? Io, se riesci, preferirei il C o l'A in questo posto qui. Io qua devo mettere il rosso, però. E non posso mettere niente, perché io posso mettere a quello a fianco a questo del blu. No, dall'altra parte. Però, qual è di ABC o il blu? E il blu ce l'ho in B e in C.
dove puoi mettere B e C? Dimmi. Ma ci sposto la casella così lo vedi. Qua lo posso mettere. Sì, cosa, quindi aspetta, va bene, va bene. Vedo un po' se scegliere la B o la C un secondo. Te non cambia niente tra B e C, giusto? Proviamoci. Mi cambia un po', però va bene, va bene. Vuol dire che dopo dovrò usare meno verdi. Però così posso poi mettere a fianco. Cioè, dopo posso mettere qua dove sto mo un altro blu se ti serve. Lì non mi serve il blu, però. Dopo zero. Lì serve il rosso? O qui mi serve il blu. Ah, come si attacca. Qua ti serve il blu e qua non riesco a attaccarlo. Dove, fra? Il blu? Io il blu lo posso mettere qua. Però allora cambiamo lettere, che sennò non si può fare niente. Me lo metti contro il verde che non mi serve. Aspetta che devo fare l'uomo di casa, devo aprire una mocca. Sì, no, lui penso vede dove porto la casella. Vediamo un po', ti metto qua. Poi dimmi quando ci sei. Ok, l'ho fatto soltanto per capire se ci fossi o meno. Non c'è, quindi sono in conferenza con due live. Oh, non ho capito. Tu ora mi vedi una casella occupata? Quella dove sei tu, sì. Ah, quindi tu vedi sempre dove sto io, non dove metto io il coso. Sì, io allora la luce, dove sei tu? Dopo tu personaggio. Ah, quindi... io qua posso mettere il blu. E dove è il mio personaggio adesso? Dove ti sto indicando io precisamente? No, dove stai indicando tu è un'altra parte a me. Sì, sì, lo so, però è per farti vedere che è proprio il personaggio che è dove è la luce. Ah, non avevo capito sta roba, pensavo che illuminassi tu. Vabbè, dove sto io? Lo vuoi il blu o no? Mettere. Vabbè, no, che avevo premuto dove sto io, lo vuoi il blu o no? No, non mi serve il blu lì, mi serve il verde o il rosso nel peggiore dei casi, ma il blu per niente. Il rosso qua neanche ti va bene? No, no, io ho i blu li ho qua, in questa zona qui. Qui andrebbero bene i blu. Anche allora ti metto un blu dove sto qua. Va bene? Ma sì, così va bene, sì, va bene. E ti metto un B, ti va bene? Dove me lo metti? Dove sei adesso? Sì, va bene, va bene. Ok. A me quel rosso gigante serviva prima. Io ho bisogno urgentemente di C. E allora ti piace il blu dove era prima? Sì, di C, bisogna che prendi C. Non c'è modo per... No. Mi sa che... Ma se mi poteva andare meglio, ma ci siamo incasinati. Siamo incasinati, sì. Allora ti metto il blu, va bene? Dove me lo metti il blu? Qua. Perfetto. Lui è perfetto. Ti avevo fatto molto più schifo di prima.
Può essere. Aspetta. Anche perché a me non escono rossi. Riesci a prendere C tu? Sì, posto. Vai, prendi C. Ma te lo devo mettere qua, bro. Va bene anche lì. Devo fare così. Ah, finalmente un cazzo di rosso mi è uscito. E dov'è il rosso? In tutte e tre, A, B e C. Ok, a me servirebbero dei punti rossi. Io prenderei C, fossi in te. Se fossi in te. Ok. Io metterei qui C. Lo puoi mettere qui? Posso metterlo e si combacia anche con il verde, però poi si chiude, diciamo, il rosso. È il rosso. Mi servono anche dei. Io ho il rosso qua. E ho anche il rosso qua dove sto mo. E il verde come siamo messi? Il verde ce l'ho qua che si va insieme al rosso va. Dei punti rossi metti. A sto punto mettiamo entrambi i punti, dai. Vabbè, mo tanto non ce la fate a fare dei gran punti. Però io andrei avanti dopo questo. Tanto siamo già a 12 tutti e tre. Ah, sì, e piazzo. Posso piazzare là che è il big rosso? E dove lo piazzi là? Qua lo piazzo. Perfetto, perfetto. E allora, sai cosa avevo sbagliato? Che secondo me. La posizione che diceva prima non era quella. E blu è andata di nuovo uno, ma no. Ma sarebbe pure grazie mille per la resub. Guarda, a me va bene, tanto non ce la facciamo a fare 100%, però se pigli B e A facciamo dei punti in più, dalla mia parte facciamo dei punti in più. Ok, anche se sono blu, sono punti blu, quindi vabbè, mettiamo questo, dai. Come va, come stai, che mi racconti? Tu sei andato manco di merda, però che dà sempre quello, dai. Beh, buonissimo! Dai, ci accontentiamo! Ok, andiamo giù a mettere il ticket. Quindi è il bronzo questo. Vado a mettere il bronzo. Peccato. Secondo, l'ultima... Non è che ora ci fanno un'altra parte di bar che la fanno brutta perché abbiamo preso il bronzo? Mi sa di sì. Metà no, credo che sia la somma totale. Dei barboni, cioè... e l'altra dei mafiosi. Perché lo scopo è creare una fantastica nave, ha detto. Quindi ti va in base ai nostri risultati. E quindi la nave ci in merda. Ha messo lo sminchino là davanti, che brutta roba. Va bene, ragazzi, grazie mille. Buona serata. Well done, my dears. But that was the easy part. Dai, io. Let's see how you fare. Come era la parte facile? Che è una bastarda. Madonna, questo posto qua è stato incredibile difficile. Ma perché non ho capito ancora cosa aveva lui? E quello è il discorso. La parte dura è stata non capire che c'aveva lui. Addirittura mo scendiamo anche dallo stesso lato? O io neanche ce l'ho, io affogo. Ma io che fa affogo? Non c'ho il lato. Tu nuota. Posso farlo veramente? Che succede? Ah no. Annotami con me.
Vediamo. Ma siamo addirittura in coop. Vabbè, capire che cazzo voleva quel livello. Prego. Un maron. Ah, io devo salire, ok. Devo salire le scale? No. Sono tutto drogato. Ah, ti vedo. No, dove vai? Ho fatto partire un tasto. Mi vedi? Dove sei? No. La tua sinistra. Te vedi dove devo camminare? Sì. Se vai avanti c'è una trave che si rompe sicuro. Non ho capito, dimmi dove... Vai indietro. Un altro pochino. Non lo so, schifo, vediamo un po'. Adesso vai... No, vai avanti. No, destra. Vai ancora, 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 ancora. Ancora, 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 ferma. Aspetta, salta, no! Ma sei su una trave mezza rotta, sei. No, non si rompe. Ah, ti devo guidare. Ma tu che devi fare? No, ma dovevi premere il bottone, allora. Vai avanti. No, no, vendi... no, vai... manneggio, però devi andare... No, no, fermo. Sono morto. Ok, io mi devo mettere in alcune posizioni e indicarti la strada. Ma abbiamo capito che devo fare. Però con calma, pure tu. Dove stai? E sono giù dove ero prima il coso. Ma devo tirare la leva di nuovo? Non mi sembra, boh. Non torna sei... dove eri prima, dove hai premuto il bottone. Devo fare qualcosa di sopra, c'è un qualcosa, no? No, quando mi avvicino si chiude la porta. Ma okay. Hai chiuso tutte le porte, mo. Faccio, riprovo. Ma qua stai? Mi drogano sempre. Io ti seguo da prima di premere il pulsante. Mi dici tu quando cosa devo fare. Ok, tu vai lì. Io sono al pulsante. Perfetto, vai indietro. Ma devo premere il pulsante? Premilo, premilo, sì. Vai piano, ma vai piano, vai avanti. Avanti, avanti. Avanti, 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 mo a destra. Mo c'è il pulsante vicino, fermati, c'è il pulsante vicino. Oh. Mo andiamo a sinistra. Più poco, 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 fermo. Vai, 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 giù. Vai giù ancora e mo puoi andare dietro di te. Fermati un po'. Il problema è che tu muovi veramente il pulsante, ma non ce n'hai un altro. Ma tu non vedi un'altra strada? Sì, ma non so come farti arrivare qua, dall'altra parte dove dovresti andare. No, no, fermati. Perché vai a caso che muori? Perché qui c'è... c'è un... il burrone! No, sei troppo impaziente, facciamo a cambio. Prova un po' tu a indicare la strada. Entrare. Troppo... Prova un po' a invertire.
Comunque avremmo già vinto, vedi, abbiamo già il coso di bronzo. Ma tutti, canale di merda, per favore. Vediamo un po'. Quindi fine qua. Aspetta, va buona Gian Gigio. Ok. Allora, vai avanti. Ma scusa, ma c'era pure... Ah no, non lo so. Boh. Aspetta, fammi vedere un attimo com'è questa zona qui. Di qua, di giù, di su. Di qua, faldonelle, pippi. Quindi c'è un altro tasto. Ok, vai dritto. Dritto, 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 stop. Destra, 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 qua? Destra. Bravo, lì. Dritto, 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 finché non c'è il pulsante. Non lo vedo. Vai, vai, un po', vai un po'. Bravo, lì, perfetto. Mo? Mo devo capire. Però, raga, serve, ma... Manete la giornata. Mo è un problemone. Capì? E a qua non capisco dove cazzo andare. A meno che non devo saltare qua dove sto guardando io, cioè dall'altra parte. No, 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 è troppo alto. Aspetta che faccio un giro. Fatti una scampagnata. Posso vedere. Perché ho capito. Allora, okay. Va, allora, dal di lì, vai dritto. Dritto, 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 stop. Ora vai a sinistra, giro di sinistra. Vai, 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 stop. Tutto sinistra. Bene, dai. Vai, 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 stop, bravissimo, continua di lì, bravo, bravo, e ora lo vedi. Vedi, vai giù di lì, bravo, giù. Mo vedo, sì. Lo vedi qui, fermo, stop. Ma io la vedo la strada qua. Ma tu vedi tutto adesso? No, mo qua non vedo niente di fronte a me. Oh, maronna! Essere veloce che ci sono due passerelle che si aprono e si chiudono insieme. Una si apre, una si chiude, quindi se tu stai troppo in una cadi. Allora, al mio via, tu corri con shift e vai e ti fermi al mio stop. Ma se corro con shift mi fermo al stop. Allora, io vado avanti. Pensi, aspetta, vai, sei tu che premi, uno, no? Due. Ok, quello li cambia. Harry, una cosa. Quello li cambia. Harry, scusa perché poi parlo, ma mi ricordo che devo premere. Sei tu che alterni le cose? Arrivo, arrivo. Qua dobbiamo. Però che dobbiamo organizzarci, coordinarci. Uscirà mai. Allora. Ti ho fatto una domanda: sei tu che alterni le cose o no? No, non le alterno io. Ma io le vedo, le cose. Allora salta, le scuso, ma che mi stai ancora qui a aspettare? Ma vai avanti, no? Che vuol dire vedi le cose? Vedi le due reti che si vanno su e giù? Ok, le vedi. Oh, le vedi proprio bene, eh? speravo saltasse prima! Guarda che arrivo. Non mi ha fatto neanche partire il token, che è? Come cazzo si scende? Ok, va buono, va di tartafe tu, va che è meglio. Oh, facciamo il cambio di nuovo, andiamo mo se è capita la strada. Il problema è che tu cammini veloce e ti vai a schiantare. Ma devi dirmi veloce, è scattante. Ma vediamo. No, bastardo, apri. Oh, la porta! Oh, mi hai lasciato fuori! Mi fa ridere, manneggia. Manca trattenendo una porta, ce la fai. No, me l'hai aperta per metà, ma ho buttato fuori. Allora, io adesso sono nelle tue. Pendo dalle tue labbra. Io non parlerò, tu mi direi dove andare. Vai avanti, avanti, avanti. Avanti, 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 destra. Un po' più sinistra, un po' più sinistra. Vai avanti, avanti, finché andrò il pulsante. Adesso indietro, 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 vai, vai, vai. Vai a destra. No, dall'altra parte, dall'altra parte. Allora, a sinistra, però, eh.
Avanti, 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 ancora avanti, ancora avanti. Sinistra. Vai dritto. No, fermati, fermati, fermati. Vai. Allora, vai dritto. Vai dritto. Che è meglio che ti faccio girare dove hai. Ferma, ecco, bravo, bravo, vedi. Ma vedo tutto. Ok, ora faccio il salto. Vai, sì, va là, semplicemente più lento del previsto. Che culo! Ma scusa, perché era fermo? Un imbroglione nato. Ma chi? Ah! Ma scusa, perché sei andato se non vedevi? Lì vedevo tutto, Francesco! Hai visto il cazzo che ti si fotte, hai visto, però, scusa, non c'era niente. Vabbè, ci vado, è tutto aperto, ci sei aperto, è tutto col ponte. Oh, torna giù a mettere, fammi prendere il biglietto che ci riproviamo. Questo è il nostro lavoro, dici? Pronto per la porta, ora ho capito tutto. Questo lo vuole giocare da solo. Tu lo vuoi giocare da solo, è quello il problema. Lavoro di squadra, No, ma che da solo? Che vedendolo come era qui di legno, ho detto, beh, vuol dire che è il posto giusto dove andare. Ma è sempre dritto, sì. Nato po'. Vai. Destra. Drittissimo. Indietro. Vai alla tua sinistra. Nato po', tua sinistra. Vai dritto, ma dovresti vedere tra un po'. Qua vedo. Allora, quello che ho visto io è che tu hai un orologio sopra le due. Sì. Abbassano, vero? Allora, quando va a zero, lui cambia. Quindi vuoi ti faccio 3, 2, 1, 0 e lo 0 cambia, va bene? Va bene. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1. Però fermati, mo. Allora, cazzo stai? Devi andare avanti. Ok, ti vedo. Girati, vai dritto. Vai tranquillo. Vai a destra. No, vai. No, l'altra parte. Vai. Vai dritto, tranquillo. Vai, girati, vai. Fermati. Alla tua sinistra. Vai giù, vai. Oh madonna, ma questo è l'inferno. Io non vedo niente, che cosa succede? Perché c'è una scacchiera con delle cose. Allora, aspetta un secondo. Ah, ce n'è un altro. Se vai avanti a te. No, la tua sinistra. Vai avanti. Però ti devi girare a sinistra. Vai avanti così, mo. Mannaggia, perché giri quando ti dico avanti? Vai un po' avanti. Ancora troppo, vedi un bottone per caso? Vedi un bottone? Avanti a te. No, indietro, avanti. Fermati, vedi un bottone? Oh. L'hai già premuto? Sì. Cazzo, fai Dio. Ok, allora vai indietro. Sì, fermati, vai avanti a te. Ancora un po', vai. Vai. C'è qualcosa che ti... C'è una porticina, però tu vai avanti, continua ad andare avanti. Ok, poco, leggermente a sinistra. No, tu sei pazzo. Fermati, ma c'è un burrone. Ti spiego che succede. Tu davanti a te non è una piattaforma. La piattaforma dovrebbe spostarsi tra un po' a sotto di te. No, neanche. Ah, no, Harry. Ogni volta che salti, la piattaforma ti sposta.
Ma io secondo te posso quando salto andare nel verso della piattaforma? Sì, oppure... tu devi fare così. Il verso è spiegato perché la piattaforma deve essere illuminata verso di te. Quindi, ecco, tu adesso dovresti... Tu devi camminare sulla piattaforma e poi saltare dove ti dico io. Aspetta. Tu mo spostati avanti a te leggermente, senza saltare. No, no, allora la tua sinistra, gira a sinistra, ok. Tra un po' devi saltare in avanti tu. Quando tra un po'? Quando salti tu ti sposta la piattaforma, quello è il problema, va a tuo ritmo. Mo la piattaforma, quando salti torna indietro dove era prima. Bravissimo. Mo va alla tua destra. Tu gira dietro, ecco, perfetto, va là. Mo va di fronte a te. Mo va alla tua sinistra. Abbiamo un problema, perché dobbiamo anche coordinarci con le altre, che sono tutte là non disposti. Perché mo va dietro di te. No, dietro di te, quindi è qua, questa direzione è qua. Ok, mo va alla tua sinistra. Mo va alla tua destra. Vediamo quanto cazzo lo devo far cambiare. Tra un po' devo cambiare. Mo va alla tua destra. Aspetta, aspetta. Mi devi dire dove va l'altra adesso. Perché siamo vicini all'altra. Se, quella, se quell'altra... Quell'altra va avanti, quindi non vi incontrate proprio mai. Entrambe andate verso l'avanti, quindi vai in avanti. È perché... Ah, ecco, mo devi andare in avanti. Mo devi andare alla tua destra. Mo devi andare dietro di te. E di nuovo dietro di te. Mo dobbiamo sfruttare questa qua. Ok, mo va avanti a te. Mo va avanti a te. Mo devi saltare di nuovo avanti a te. Perfetto. Mo alla tua sinistra. Mo avanti a te. E mo dovessi poter andare a destra. Perfetto. Bravissimi. Vai, ora dove dobbiamo andare? Fermati, fermati. Sto cercando di capire io dove posso andare. Un secondo. Ok, mi sa che devi premere il pulsante quello lì. Quindi puoi andare. Quello già l'hai premuto, giusto? Ok. Vai alla tua sinistra. Vai, vai, c'è la strada sotto. Oh, madonna, Harry. Ma vedi, arrivano le nuvole verso di te. C'è le nuvole, le onde. Le nuvole sempre piene. Quindi tu mi devi dire destra, dritto o sinistra. Cioè, di ti, destra, centro. Ti dovessi mettere... Allora, quando ti dico io... Non ancora. Allora, aspetta. Mo passa questa piena. Appena passa questa, metti dal centro. Centro, 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 centro. Avanti, avanti, avanti. Vai dritto. Vai avanti. Destra, destra, destra. Un'altra parte, un'altra parte. Fermati. No, non si può andare, mi sa. Ma è saltato, sei un pazzo. Ma tu lo sai che c'è le cose che ti vengono, le ancore che ti... No, fermati. Avanti a te, mo c'è delle ancore che ti vengono addosso. Non le vedo le ancore, neanche per finta. Allora, girati verso sinistra. No, là indietro. Quella indietro, quella indietro. Madonna, sei pazzo, io non ti vedo più. Perché sei andato di là? Torna dove eri prima. Ok, fermati là, fermati, fermati. Ecco, questo è l'avanti, mo capiamo. Fermati, vai, vai, passa. Aspetta, no. Passa, passa, passa. No, però ci hai messo un anno, ci hai messo. Cioè, quando ti dico passa, devi passare, se no non ce la facciamo mai. Ma
se non mi sveglio, come si, io non so le ancore come mi vengono addosso. Non sapevo che se fossero davanti come le onde. Mi devi dire che sono laterali che mi buttano fuori. Oh, se dico passa, vai avanti. Siamo pure, se no dimmi. Ma ce l'ho di fronte. Come gli stronzi di prima. Però non pensavo fossero dei pugni che mi dessero. Vabbè, riproviamo l'ultima volta. Poi ci accontentiamo. Che abbiamo fatto, mo? Ho fatto l'argento? Ma l'argento, non so, potremmo tenere l'argento. C'è il bronzo che non voglio io. Ah, ok. Allora andiamo a fare. Dai, l'argento si può tenere. Io che non so quanti giocai su. Mo' abbiamo il livello medio perché abbiamo l'oro che compensa il bronzo e l'argento. Ah, sono due quando è argento, uno quando è bronzo e tre quando è oro. Sì. Vabbè, non malissimo. Non è che abbiamo finito, perché sembra la barca fatta, metà, vedi, da una parte è oro, da una parte è bronzo, da una parte è, adesso a metà è argento. Ah, boh, vediamo. Bravo, dears, bravo! Le mie tre prove, sto veramente solo tre. Now come here and show me what. Vabbè, è gratis, non è. Però è bello come gratis, bellissimo. No, ma non è gratis a pagamento, mo. Era gratis. Ah, vabbè, comunque per noi era gratis. Ah, sì. E quindi erano tre prove. Oh, yes! You have all the qualities of a legendary crew. With a friendship like that, you will make big waves. How big? Well, that's up to you. You are ready. I give you my blessing. Off you go, dears. Fair winds and. Ma davvero l'abbiamo finito? Siamo fortissimi, oh mio Dio, Francesco! Mamma mia, nonna! Regge, regge! Peccato per sto cesso davanti alla faccia. Si vola? Sì, si vola! Bello! Guarda quell'occhio, camera, che gesto della roba! Bellissimo! Molto carino! Communication 15 su 15, teamwork 14 su 24 e trust 6 su 9 e trust un po' meno. Small Victor, siamo piccoli peni. Sblocca il tuo verdetto unico e condividi. Ah, vedi, c'è anche il coso. No, non mi interessa, baby. Torna al menu. Mi sono smutato su Discord. Ti parliamo. Anch'io, mi senti? Ti sento. Oh, è stato. Che bello, è stato, eh? Carino. Adesso non subito, sennò sicuramente ci rompiamo le palle, ma magari tra un po'. Yalp, lo vogliamo fare quell'altro? Possiamo partire proprio dal primo. Allora, io provo. E non so come si è messe le varie versioni, non ne ho idea. Vediamo un po'. Vediamo lo sviluppatore, secondo su Steam vedo. Si parte. Bello, comunque, molto bello. Pure il primo mi sarà gratis. We Were Here e basta. Allora, acquista We Were Here Series, che comunque tutta la serie costa 30 euro, che non è neanche tantissimo. Molto bello. Abbiamo, allora, We Were Here Together, però se ne sono due uguali, non capisco. Together Forever. Ah, cioè. Forever e Together, oppure We Were Here 2 e We Were Here, che è gratis. Ok, tu è il primo, immagino. No, ma è We Were Here normale, quello gratis è il primo. We Were Here, sì, poi ci puoi vedere tu. Together e Forever. Io direi, cioè, allora, Forever deve essere l'ultimo di quello che è una merda, quello che ho capito. Ah, benissimo. Mi sa è quello
che mi ricordo Lino si è giocato con Gatto e dopo una live l'hanno quittato, ha fatto no, troppo difficile, troppo fatto proprio a cazzo di cane. Secondo me Together l'ho visto forse, io mi ricordo che se n'è uno in una maniera e me lo ricordo da averlo, l'ho visto 10 minuti da Max, però non so quale sia. Potremmo optare magari le recensioni per... molto positive, sono tutte molto positive con le stesse recensioni più o meno, non so onestamente come. Vediamo un attimo una cosa, vediamo quanto, una cosa che è molto interessante è quanto durano, perché okay, se durano anche 2 o 3 live ci può stare, se ne durano 28 dopo ci rompiamo le palle. Io direi di partire da, cioè semplicemente se fare il together e stare buoni là. Vedere quando dura il together. Together how long to beat 7 ore in coop, quindi secondo me dura 2 e aveva fatto meno, sì, secondo me può durare un 6 ore coop, 6 ore e mezza può durare un 6 ore, minimo 5 e mezza, dai, facciamo, diamo, ma come 6 ce la facciamo, ma in 2 live da 3 ore ce la possiamo benissimo fare. Sì, la possiamo fare. Poi vediamo poi magari se c'è quell'enigma, se guardi il trailer c'ha quell'enigmi che mamma mia. Però sì, poi secondo me ci conviene farlo un'ora e fare una live e poi vedere dopo una live quanto abbiamo fatto in confronto a un walkthrough del full game intero e vedere a quanto siamo, e poi in base a quello facciamo una o due live dopo. Sì, adesso non subito, ma tra un po' si potrebbe fare. Sì, sì, esatto, io non aggiungo la lista di desideri di Together, però bene, lo dico senza radio, cioè su Discord, non con la radio. No, ma la radio è bellissima, Francesco! Non è bella, perché ci incasiamo un sacco di volte, poi quando andava a tempo, quindi è un altro discorso. Ma io parlo, penso più per la live, perché magari comunque nel mente possiamo chiacchierare e roba varia. Vai come vuoi, è uguale, tanto non mi cambia troppo. Però mi piaceva la radio perché fa tutto il rumorini. Mai sentito quel rumorino? Sì, fa quando la spegni, fa così. Sai che parte da qua il trailer, non mi dare. Infatti. Ok. Io in realtà ti dirò, mi metto tutti, me li metto tutti e 4 quelli che mancano nella lista dei desideri, che non si sa mai, che magari ne esce uno gratis e lo vogliamo fare così per sfizio. Ah sì, assolutamente. Quindi quasi se anche dire che non sono tutti in italiano. Ecco, quello è molto interessante, anche se in effetti però non abbiamo neanche usato troppo l'italiano, non no, è, perché non è c'era che... ma questo qua era diverso, questo che era proprio uno particolare. Quindi dici che negli altri è molto utile l'italiano, la lingua? Potrebbe esserlo. A parte se è un enigma, però se c'è un enigma magari scritto, c'è una filastrocca e ti devo spiegare le cose. Giusto, c'hai ragione anche te. Sarebbe va bene. Usirlo. Dai, è stato molto carino, abbiamo fatto le nostre 2 orette di gioco, sono contento. Assolutamente sì. Va bene, Fra, dai, io ti saluto, vado a fare la pipì e poi vado a nanna. Va bene, allora, che fa la compagnia, buona grazie serata. Grazie a te, buona serata, buonanotte, ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao ciao. Ciao ciao. Oh mamma mia. Il gioco, ripeto, il gioco ha meritato tantissimo, non pensavo fosse... così corto. Io non capisco la gente come ha fatto a fare 2 live. Pensavo fosse leggermente più lungo, sinceramente. Che guardando coso, guardando cioè, lì non mi aveva accennato e no, guarda, io ho fatto 2, ho fatto 2 ore di live. Io ci ho fatto 2 live, ci ho fatto. Quindi, vai a capire sta roba. Comunque, ragazzuoli, mi difendo, dovevi salutare, però abbiamo fatto le nostre... troppo bravi. Sì, allora, c'è da dire che abbiamo cannato, secondo me, non ci siamo impegnati sul secondo. Perché almeno un argento si poteva prendere. Cioè, anzi... la seconda volta che l'abbiamo fatto, quasi a caso, potevamo prenderci addirittura l'oro. Cioè, pensa un po'.
Però è andato così. Allora, io ragazzi, mi sa che vi saluto qui. Che giustamente abbiamo iniziato alle 8 la Lives. Domani vi probabilmente partiamo orario normale. Anzi, domani sicuro orario normale, che continuiamo David Within, che almeno quello ci avviciniamo verso la fine, che mancano gli ultimi 5 capitoli. Probabilmente ne farò 3, non lo finisco. Se però ne facciamo veramente 3, potrei finirlo sabato, magari con una live extra, quello vediamo. Per venerdì vi aggiorno, perché venerdì forse siamo con Lino, Karim e forse anche Harry, non lo so ancora, perché dobbiamo c'è un gioco da fare copro, un classico gioco horror che poi finisce a merda, ci buttiamo su Roblox. Ormai è chiarissima la cosa, però almeno siamo un pochettino con altri amiconi belli. Io vi saluto, vi ringrazio tutti quanti per la compagnia, vi ricordo intanto mentre che siamo a meno 6 per una cifra tonda. Per chi non lo sapesse, il motto del canale è tondo lo streamer, tonda la cifra, quindi l'obiettivo è sempre quello, la cifra tonda. Secondo, abbiamo a 30 l'acquisto delle palline da barba e divento così. C'ho anche la punta del naso che tocca, guarda qua che bellezza. Poi vi ricordo che compro solo le palline, niente bar. Quindi vediamo, a 30 si comprano le palline, così a dicembre siamo pronti per le live di Natale con le palline. E poi probabilmente si organizzerà la 12 euro. Io now vorrei preparare un raidone a un amico che ha iniziato da poco a fare anche lui le lives. Quindi vediamo, c'è un nome difficile, l'ho copiato, vediamo se parte il raid, se no... Ok, il raid è partito. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di nuovo davvero tanto per la compagnia, vi do un grossissimo bacione, vi auguro buonanotte, vi do appuntamento domani, che come sapete magari iniziamo la live, però magari ci allunghiamo per la compagnia. Ma Veronica, neanche a dirlo, grazie a te per la compagnia, sempre grazie a voi che mi fate compagnia tutti i giorni, anche quando faccio live serale e altro. Un bacione, fate il redino e ci vedo appuntamento di mano.